sono contento che mi sia stata attribuita questa parte creativa. Effettivamente, cioè, loro si sono, hanno dovuto leggere quello che c'era scritto e spiegarlo, quindi siccome non c'è scritto niente, io posso dire che mi pare, cioè, tanto... Lavoro di psicologia? Cioè, ora, spero che il... ciò che non ha fatto il legislatore nazionale lo faccia il legislatore locale, cioè quantomeno laddove si pensa di andare a modificare un regolamento di polizia comunale si diano delle indicazioni anche su quello che la legge non ha dato, perché la legge non fa un espresso riferimento alla legge 689 dell'81, cioè alla legge generale tuttora valida e applicata in materia di sanzioni amministrative, che introduce anche una proceduralizzazione della sanzione amministrativa, cioè chi la applica, la possibilità per colui che riceve la sanzione di chiedere di essere sentito, proporre degli scritti difensivi e solo all'esito dei quali si può erogare l'ordinanza di ingiunzione, eccetera eccetera. Non c'è traccia di tutto questo, non c'è traccia di quale di quale è l'autorità giudiziaria di fronte alla quale ci si va a rivolgere, quindi in assenza di una specifica normativa si direbbe giudice di pace. Perché la normativa in materia di sanzioni amministrative, diciamo l'impugnazione processuale della sanzione amministrativa, prevede una competenza generale del giudice di pace, eccezione fatta per quei casi in cui si espressamente nella legge si individua un altro soggetto, cioè un altro giudice, sostanzialmente il giudice ordinario. Quindi, non essendoci nessun riferimento di questo genere, si pensa che possa essere il giudice di pace. Non si capisce, anche qui non c'è un'espressa indicazione dei termini per l'impugnazione, quindi sarebbero quegli ordinari di 30 giorni previsti per le sanzioni amministrative. Può darsi. Che ruolo potrebbe avere appunto la, diciamo, l'impugnazione, chiamiamola amministrativa interna prima di quella giurisdizionale? C'è uno spazio per questo, non c'è uno spazio per questo? C'è la possibilità di chiedere una sospensiva, cioè tutte le volte che c'è una sanzione il nostro ordinamento si prevede, andando peraltro ad incidere su un bene di sua natura irrisarcibile, perché la libertà personale, una volta che è, diciamo, conculcata, non è che poi se il provvedimento viene annullato un mese dopo io recupero quella restrizione di libertà personale che ho avuto il mese precedente, si dovrebbe prevedere l'ipotesi di un'impugnazione d'urgenza per chiedere una sospensiva da parte del giudice. Non c'è niente di tutto questo. Questo, cioè, a me viene, devo dire, da pensare una cosa, non so, forse perché ormai comincio ad avere una certa età e quindi a pensare che certi principi generali debbano essere salvaguardati sempre. A me verrebbe da pensare che alla prima occasione che si va di fronte al giudice, l'unica cosa da dire al giudice: guardi, cioè, faccio prima a dirgli quali sono gli articoli della Costituzione che non sono violati da un provvedimento di questo genere rispetto a quelli che sono violati, perché tutto ciò che attiene alla tutela della libertà personale è assolutamente, ampiamente violato. Ora, non per ripercorrere cose già dette, ma nella nostra Costituzione si dice molto molto chiaramente che all'articolo 13 qualsiasi altra restrizione della libertà personale non è ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. E basterebbe questo a dire che qui siamo completamente al di fuori, perché non c'è un'autorità giudiziaria, non ci sono i casi e i modi previsti dalla legge, perché come giustamente ricordava Tiziano, è tutto fuorché tassativo all'elencazione della condotta, cioè il buon senso, cioè il decoro, il buon senso, cioè non lo so, cioè il degrado, cioè tutti termini totalmente generici che sfuggono a qualsiasi tipo di tassativizzazione, di tipizzazione. Che cos'è appunto che è decoroso o indecoroso? Cioè, mettere un jersey in mezzo a Corsa Italia è decoroso?
non penso che si possa definire decoroso, perché sono brutti apparecchio e quindi non è decoroso. Cioè, qual è il concetto? Cioè, il problema è questo, cioè, se non si ha una tipizzazione delle condotte che si vuole andare a diciamo arginare, diventa veramente arbitrio che peraltro, giustamente dice, ha già evidenziato Tiziano, non si affida nemmeno a un soggetto che ha una sua ruolo apicale, una funzione dirigenziale o comunque diciamo un ruolo in qualche maniera riconosciuto da un complesso di norme, ma potrebbe essere appunto il semplice operatore di polizia nel momento in cui ritiene di individuare qualcosa che non è decoroso. È vero che l'articolo 13, come sappiamo, individua i casi eccezionali di necessità e di urgenza che consentano di intervenire a prescindere da una presenza di un atto dell'autorità giudiziaria, ma la Costituzione utilizza anche qui l'avverbio tassativamente indicati e poi prevede un intervento in un tempo molto ristretto, perché sappiamo 48 più 48, 96 ore dell'autorità giudiziaria, che convalida quel provvedimento restrittivo della libertà personale. Qui non mi sembra che ci sia niente di tutto questo. Secondo me già questo basterebbe per dire che poi qualunque forma di limitazione nel tempo o nella modalità applicativa di un provvedimento di questo genere, sperimentazione, non sperimentazione, non ci sta. Cioè non ci sta. A parte che devo dire che la modifica sperimentale è veramente una delle novità di un panorama normativo, perché poi insomma solitamente le norme si adottano per far funzionare una cosa, non è che si adottano per vedere se funzionano. Però, come la ciclabile sul ponte. Come la ciclabile sul ponte, sì, pochi giorni si è visto, non funzionava via. Però insomma, tanto la ciclabile. Qui è più che. Vabbè, verrebbe da fare una battuta sui riciclati, ma lasciamo perdere. Il problema secondo me forse è ancora più pesante, perché come si diceva appunto prima è il segno di una totale regressione culturale, di un abbandono di territori che culturalmente dovevano appartenere a una sinistra e a una certa sensibilità. Cioè colpire l'accattone, colpire il povero, colpire il vagabondo, colui che non aveva una definizione, un inserimento in una definizione sociale, non è mai stato un patrimonio di una forza progressista o di una cultura progressista. I penitenziari sono nati per togliere dalle strade gli accattoni, cioè le carceri nascono come sistema di rimozione dai luoghi pubblici degli accattoni, degli ubriaconi, delle donne di malaffare, come si utilizzavano questi termini. Ma questo succedeva nel 1600. Non, perché vogliamo buttare all'ortica secoli e secoli di evoluzione culturale e soprattutto di riflessione su quelli che sono i valori da salvaguardare in una società civile? Cioè, è giusto fare politiche di superamento della marginalità sociale, benissimo, siamo tutti d'accordo su questo, ma è possibile che ci riesca di fare solo politiche repressive, di polizia, di telecamere, di allontanamento dagli sguardi e nel carcere e nel
prima manicomio, poi ospedale psichiatrico giudiziario, poi REMS, chiamiamolo come ci pare, ma comunque ora appunto ai margini, fuori dalle mura, adesso fuori dalle mura, cioè siamo sempre a spostare le cose, non a risolverlo il problema. Ora, vedere Sergio mi fa ricordare di quando un trascorso comandante del corpo della polizia municipale di questo comune pensava di risolvere il problema dei Rom dicendogli apertamente: andate in un altro comune, cosa ci state a fare qui? Andate a Cascina, andate a San Giuliano. E questi sono fatti, non sono pettegolezzi, no? E questa mi sembra che la politica abbia, ecco, oggi il Comune di Pisa abbia assunto questo principio direttivo di quel luminare del giure locale, cioè non state qui fuori dalle mura, qui è brutto, non è decoroso, andate fuori, poi morite di fame, non c'avete casa, non c'avete lavoro, non c'è... mi interessa, l'importante è che andate lì a farlo lì. Ora, fosse stata adottata, tanto per rimanere dalle nostre parti, dal limitrofo comune di Cascina, questa scelta politica, chiaramente culturalmente e politicamente e giuridicamente parimenti demenziale, però insomma l'avrei capita un po' di più, ma che si debba fare qui a Pisa una scelta di questo genere, insomma... Avranno fatto sondaggi. Forse ci meritavamo qualcosina di meglio, abbiamo avuto anche persone... insomma, seduti in Palazzo Gambacorti che rappresentavano momenti alti della cultura di questo paese negli ultimi decenni. Adesso mi sembra che tutto questo forse non ce lo meritavamo, cioè ci meritavamo una politica un pochino più di alto livello, ci meritavamo un ragionamento di più alto respiro, ci meritavamo il fatto che va bene, vogliamo fare un patto per, come li chiamano, per la sicurezza, come la chiamano, con il prefetto, benissimo, ok, facciamolo, chiamiamo un patto per il prefetto e diciamo ok, caro signor prefetto, invece di cioè, occupiamoci della sicurezza, occupiamoci del discorso dello spaccio degli stupefacenti, occupiamoci di tutto quanto, ma occupiamoci appunto in maniera complessiva di tutto questo. Occupiamoci del fatto che oggi nel nostro centro la manovalanza del piccolo spaccio viene sempre di più affidata agli stranieri che sono qui in attesa di riconoscimento della protezione internazionale, perché noi li teniamo 4-5 anni in attesa di definizione di un procedimento, li facciamo stare in strutture dove non gli si dà assolutamente niente, non gli si fa fare niente, cioè gli si dà un letto e un pasto, ma poi che cosa facciano dalla sera alla mattina ci disinteressiamo completamente. L'importante appunto anche lì è che stiano fuori, che la sera non possano uscire perché ci sono gli orari, l'importante è tenerli chiusi così. Lavoriamo su questo, facciamo di questi momenti di crescita politica, culturale. E sempre per venire alle interviste del Minniti, che già ricordavamo prima, una delle cose che il ministro Minniti ha sbandierato del gemello decreto legge, poi legge convertito, quello appunto sui rifugiati, sulle procedure in materia di riconoscimento della protezione internazionale, una delle parti sbandierate è stata quella della possibilità di fare, anzi della, diciamo, incentivo di far fare ai richiedenti asilo i lavori di pubblica utilità, che poi sostanzialmente sono lavori gratuiti. Ok, benissimo, potrebbe essere un'opportunità. Ma questa opportunità è stata, se voi leggete l'articolo della legge che prevede questa possibilità, vedete benissimo che traspare l'effettuazione di questa attività lavorativa come una sorta di riconoscimento che queste persone ci danno perché noi siamo tanto bravi che lo ospitiamo. Noi li ospitiamo, siamo tanto bravi, gli diamo la possibilità di star qui, loro devono sdebitarsi facendo questo lavoro. Cioè, e anche lì, culturalmente, da un ministro che appartiene a uno schieramento che dovrebbe essere di una certa parte politica, quindi certi valori culturali che dovrebbe portarli, io mi sarei aspettato che quel lavoro, forse anche non retribuito, comunque sicuramente un po' più dignitosamente normativizzato, che quel lavoro fosse l'occasione
che la Repubblica Italiana, che secondo l'articolo 1 della sua Costituzione si fonda sul lavoro, dava a queste persone di incominciare ad avere dimestichezza con concetti di diritti fondamentali. Lavoro come momento di acquisizione di dignità della persona, quindi io ti inserisco nel mio contesto sociale attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, perché è un momento per cui tu recuperi una dignità che tu hai perso in quel tragitto tragico che hai fatto per venire via dal tuo paese e arrivare fin qua. Questo era un senso che una cultura poteva dare a quel fatto, invece no. E lo stesso è questa cosa, cioè culturalmente è una sconfitta questa normativa, è una sconfitta questa modifica di cui si parla nel nostro comune, al di là e oltre al fatto che poi è tecnicamente inapplicabile, è contrastante con i principi generali dell'ordinamento e tutto quello che è stato detto, ma quello che mi preoccupa di più è che è una sconfitta culturale, è un'abdicazione culturale di chi invece certi temi, certi valori li dovrebbe ritenere da sottrarre a qualsiasi forma di contrattazione. Questa è la cosa. Poi che ci sia la necessità di riflettere sul perché il livello della qualità della vita della nostra città è peggiorato, ma su questo siamo tutti d'accordo. Ma questa è una soluzione? Cioè è questo lo strumento che noi adottiamo per dare una soluzione al peggioramento della qualità della vita della nostra città, alla insicurezza, alla difficoltà di vivere in certi ambienti, in certe strade, in certi orari? Questa è la soluzione. Cioè pensiamo veramente di, quando ci siamo visti prima con Tiziano per preparare la chopper, altro che una scusa per andare a mangiare, lo sappiamo sempre che è così, e si dice beh, ora cominceranno a dotare i nostri agenti di polizia municipale di un blocchetto simile a quello delle contravvenzioni stradali, e lo faranno simile, forse di un altro colore per aiutarli a distinguere, e con altre cose, cioè scriveva sul muro o faceva pipì nell'angoli, oppure vendeva i prodotti taroccati, in modo che appunto l'agente di polizia municipale va lì, mette la crocetta e dà il foglino, come lascia il foglino sulla macchina, e a seconda del tipo di contravvenzione che c'è al codice della strada si barra questa con l'altra crocetta. Cioè si pensa di fare così, di risolvere così il problema, di riempire la città di questi fiocchettini e si risolvono i problemi? E quindi non ci saranno più tutti quei problemi di decoro, di sicurezza, di tranquillità, di vivibilità, semplicemente perché si fanno queste cose. Cioè, io ecco, non so se veramente c'è una profonda voglia di prendere in giro l'elettorato facendo delle cose di questo genere, o una profonda ignoranza di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, o una profonda cialtroneria a livello parlamentare nel fare queste norme e ad altri livelli nel tradurre poi i regolamenti locali, o un po' tutto di tutto questo, può darsi che poi sia anche un mix di tutto questo, però torno a dire, quello che veramente mi preoccupa e mi atterrisce di più è la sconfitta culturale che rappresentano quei provvedimenti e queste traduzioni a livello locale, l'abdicazione completa a ogni pensiero diverso per poter affrontare determinati problemi che non sia il solito refrain appunto poliziesco, penale o punitivo, lato senso punitivo. Questo è veramente, non voglio scomodare situazioni ben più drammatiche e ben più pesanti, ma veramente la banalità del male, cioè questa è la banalità dell'idiozia, forse non del male, cioè l'incapacità di affrontare i problemi in maniera diversa, ma soprattutto di risolverli i problemi in maniera diversa, e quindi il semplice riempire di proclami e di grida le varie comunità nazionali e locali, andando poi semplicemente a precarizzare la situazione dei già precari, dei già disperati, dei già emarginati, perché appunto
non li faremo più dormire nelle stazioni, benissimo, giusto, forse che non si dorma nelle stazioni, però forse è altrettanto giusto che si diano dei luoghi dignitosi dove far dormire queste persone. E così, così diciamo, si può continuare per esemplificazioni varie su tutto ciò che è previsto da questa normativa, che poi, ripeto, non so quanto potrà eventualmente reggere a delle valutazioni di legittimità costituzionale. Penso che l'aspetto più veramente appunto più triste di questa vicenda sia questa totale abdicazione di tipo culturale.